Stand Sim qui a ECMA 2023 e ritroviamo una vecchia conoscenza per noi di Motorbox e un po' per il pubblico in generale, il Maxim 400 che nel 2023, o meglio alla fine del 2023 come modello 2024, trova la versione GT, quindi si arricchisce, cambia davanti con un nuovo design qui dei proiettori, un po' più moderno, insomma un po' più frizzante. E poi per il resto è il vecchio scooter che già prima in realtà non aveva nel nome la dicitura GT, ma era un gran bello scooterone, confortevole, comodo. Proseguiamo nella carrellata per arrivare qua a un'altra zona cruciale con queste maniglie che integrano poi un portapacchi proprio per montare poi il bauletto posteriore, così che la questione GT venga poi effettivamente completata al meglio. L'altra grande novità nel nostro giro qua intorno al Maxim 400 GT è relativa qua davanti alla strumentazione, che adesso include un nuovo quadro digitale più bello, più ricco, più moderno, insomma la rivoluzione con Maxim 400 GT è completata. E poi davanti, beh, un bel impianto frenante con un disco a margherita, pinza d'attacco radiale, insomma il 400 di Sim ha fatto un bel lavoro, anche prima a me era piaciuto un sacco, trovate sul nostro canale YouTube tra l'altro prove e controprove, questo sarà un ulteriore capellino in avanti ovviamente nella gamma di Sim, a tutto vantaggio appunto di comfort, capacità di carico e quant'altro. La Sim è finita per il momento, perché c'è dell'altro. Vi rimandiamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao!